Signor Ministro, il Movimento 5 Stelle esprime una valutazione assolutamente negativa del suo programma della giustizia, dichiarando quindi voto contrario, perché la stella polare che guida la nostra idea della giustizia è la Costituzione antifascista del 1948, imperniata sui valori dell'eguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge e sull'indipendenza della magistratura del potere politico, mentre lei ha ampiamente dimostrato con le sue scelte di governo già attuate e con quelle che si è appresa ad assumere, nonché con le sue esternazioni alla stampa, di non apprezzare affatto l'assetto della giustizia voluto dai nostri padri costituenti e di essere portatore di un disegno politico ampio e organico di restaurazione dell'assetto precostituzionale, l'assetto di una giustizia classista a double face, forte con i deboli e deboli con i forti, da raggiungere in due tappe. In una prima fase, approvare una serie di leggi ordinarie che, dietro motivazioni pretestuose, hanno tutte l'unico comune denominatore di garantire l'impunità degli appartenenti alle classi superiori, ridimensionando o depenalizzando i reati dei colletti bianchi, indebolendo la capacità di controllo della magistratura rispetto al mondo della politica, dell'economia e dell'alta finanza. E poi, in un secondo momento, sferrare il colpo finale, riformando la Costituzione in modo da ricondurre la magistratura sotto il controllo dell'esecutivo, abbattendo l'architrave portante dell'obbligatorietà dell'azione penale. Del resto, nonostante lei ami definire se stesso come un liberale garantista, le sue scelte concrete contraddicono clamorosamente i principi fondamentali della cultura liberale e garantista. Il suo primo atto di governo in questa legislatura è stata l'introduzione autoritativa, col decreto legge numero 162 del 2022, senza un preventivo dibattito pubblico e parlamentare, di una nuova figura di reato, l'articolo 434 bis codice penale, cosiddetto reato antireve, che nella sua originaria formulazione dovrebbe essere studiato in tutti i corsi di diritto penale come esempio concreto e negativo di legislazione antigarantista, illiberale e classista. Una figura di reato che tutto il mondo giuridico ha censurato per la violazione dei principi di legalità, di tipicità, di determinatezza e proporzionalità, cioè tutti i cardini della cultura liberale e garantista, e che si caratterizzava per un furore giustizialista, tale da prevedere pene severissime non solo contro gli organizzatori, ma anche per migliaia di giovani partecipanti a feste musicali non autorizzate, contro i quali veniva messa in campo una artiglieria giuridica impressionante, analoga a quella utilizzata per i mafiosi e per i terroristi, dalle misure di prevenzione antimafia all'utilizzo delle intercettazioni anche con i cosiddetti trojan di Stato. Dove era lei, signor Ministro, mentre il Consiglio dei Ministri approvava questo capolavoro di legislazione di stampo neofascista, che non solo prevedeva la criminalizzazione di massa di centinaia di giovani, ma che si prestava altresì egregiamente, proprio grazie alla genericità della forma del reato, ad essere usato come formidabile strumento di repressione anche contro centinaia di normali cittadini partecipanti a manifestazioni e riunioni non autorizzate di dissenso contro le politiche del governo. Sonnecchiava? Oppure lei è affetto da una sindrome di sdoppiamento della personalità, da dottor Jekyll e Mr. Hyde? È ferocemente giustizialista e condivide l'uso indiscriminato del manganello giudiziario, quando autori del reato sono persone comuni e ragazzi? E indossa poi l'anima liberale garantista, strappandosi le vesti, quando autori dei reati sono quelli delle classi superiori, come gli autori dei reati di abuso d'ufficio, di traffico di influenze illecite e altri ancora, dei quali programma l'urgentissima abolizione o lobotizzazione, indebolendo i presidi di legalità proprio nella fase attuale, in cui i vasti intrecciati mondi della corruzione e della mafia sono i nastri di partenza per lanciarsi all'assalto dei miliardi di euro del PNRR. Uno sdoppiamento della personalità che si è manifestato anche in occasione degli emendamenti approvati in sede di riforma della legge sull'ergastolo ostativo.
la sua anima pseudo-garantista ha pienamente condiviso l'emendamento introdotto dalla maggioranza governativa di escludere dal novero dei reati ostativi anche le associazioni a delinquere di colletti bianchi finalizzate alla consumazione dei più gravi reati di corruzione, alcuni dei quali puniti sino a 20 anni di galera e che provocano danni di miliardi di euro alle casse dello Stato. Il suo alter ego giustizialista ha ritenuto invece condivisibile di lasciare tra i reati ostativi l'associazione a delinquere finalizzata al traffico di tabacchi esteri, anche se la pena per gli associati è da 1 a 6 anni e il danno può ammontare a poche migliaia di euro. Una sindrome di sdoppiamento della personalità preoccupante per il suo carattere recidivante, che ha avuto modo di manifestarsi anche nel suo approccio al delicato tema della questione carceraria. Dinanzi al dramma di 82 suicidi di detenuti nell'ultimo anno a causa della condizione di invivibilità delle carceri per il sovraffollamento, per le gravi carenze di tutela della salute fisica e psiche dei detenuti, il Nordio numero uno, dottor Jekyll, all'inizio del suo mandato ha pubblicamente assunto il proprio impegno prioritario di nuovi investimenti per migliorare la qualità della vita dei detenuti. Svoltato l'angolo e spenti i riflettori dei media, il dottor Nordio numero 2, Mr. Hyde, si è rimangiato l'impegno, accondandosi supinamente al taglio di ben 36 milioni di euro nel prossimo triennio per l'amministrazione penitenziaria. E come ha giustificato il ministro della giustizia questo dietrofront? Perché non ci sono i soldi per le carceri? Forse per le scelte politiche della sua maggioranza governativa, che ha deciso di destinare le risorse ai ceti privilegiati, abbandonando al loro destino carceri affollate solo dagli ultimi della piramide sociale? Forse perché miliardi di euro ogni anno vengono a mancare alle casse dello Stato perché inghiottiti nel buco nero dell'evasione fiscale e della corruzione? No. La spiegazione che il ministro ha fornito all'opinione pubblica nella risposta a un'interrogazione parlamentare dell'11 gennaio 2023 è che i soldi promessi non ci sono, sapete perché? Perché vengono sprecati per la spesa delle intercettazioni inutili della magistratura. Leggo testualmente la sua dichiarazione. Trovo irrazionale, virgolette, che il nostro Stato spenda centinaia di milioni per intercettazioni inutili quando non abbiamo i soldi per pagare il supporto a persone che, vivendo in stato di disagio, finiscono per compiere questo insano gesto di suicidio. Lei ha stabilito una correlazione causale tra le intercettazioni e i suicidi in carcere. È immorale, signor Ministro. È proprio sul tema delle intercettazioni, altro cavallo di battaglia del Ministro, è il caso di soffermarsi, perché la pretestuosità delle motivazioni adotte sia per il taglio delle spese destinate al loro finanziamento che per la loro riforma è rivelatrice dell'autentico impianto ideologico che anima tutto il pacchetto di riforme programmate, quello di un garantismo classista che dietro la dichiarata volontà di tutelare la privacy dei cittadini persegue in realtà l'obiettivo di garantire con tutti i mezzi l'impunità dei colletti bianchi, sottraendoli al controllo di legalità da riservare solo alle persone comuni. Che dire della motivazione addotta dal Ministro? Lei l'ha detto, non io, secondo cui anche le intercettazioni per reati di mafia sono pletoriche e determinano un inutile spreco di pubblico denaro perché i mafiosi, vero, non parlano al telefono o al cellulare. Una motivazione talmente risibile che lo stesso Ministro si è visto costretto a una precipitosa e pasticciata correzione di tiro dopo che il Procuratore della Repubblica di Palermo ha dichiarato che proprio grazie all'intercettazione è stato possibile pervenire il 16 gennaio 2023 alla cattura di Matteo Messina Denaro. Di fronte a tale plateale pubblica smentita, il 17 gennaio il Ministro ha dichiarato di essere stato frainteso e che egli intendeva in realtà riferirsi all'abuso delle intercettazioni che si fa per i reati minori con la diffusione sulla stampa di segreti individuali che non hanno a che fare con le indagini. Poiché i casi di diffusione sulla stampa di segreti individuali ai quali si riferisce il Ministro hanno riguardato nella quasi generalità pubblicazioni di notizie concernenti colletti bianchi di alto rango nell'ambito dei procedimenti penali per reati contro la pubblica amministrazione, se ne deduce che per il Ministro e per la maggioranza governativa tali reati sono da considerarsi reati minori. Ne prendiamo atto e l'avevamo capito già da tempo.
Ciò premesso, tenuto conto mi avvio alla conclusione, che nel settembre 2020 è entrata in vigore l'ultima riforma delle intercettazioni, che ha introdotto un regime di assoluta secretazione di tutte le intercettazioni durante la fase delle indagini, ci si attenderebbe che il Ministro argomenti in punto di diritto quali siano a suo parere le criticità a causa delle quali tale legge non ha raggiunto lo scopo di evitare fughe di notizie, e che soprattutto fornisca al riguardo una significativa statistica di casi verificatisi dopo il settembre del 2020. Niente di tutto ciò, nessuna significativa casistica post settembre 2020 e nessuna argomentazione giuridica. Queste che vi leggo sono le motivazioni fornite alla pubblica opinione. Le intercettazioni non danno nessuna garanzia di credibilità, virgolette, sono spesso pilotate e sono di solito selezionate da un maresciallo di polizia che sceglie ciò che vuole e poi trattate dal pubblico ministero che a sua volta prende quello che gli serve. È tutta una serie di porcherie che vengono indirizzate verso la persona per distruggerla più o meno politicamente. Io questo lo scrivo da 25 anni. Questo non è un linguaggio, ne sono argomenti degni di un ministro della Repubblica Italiana, da un uomo che è il senso dello Stato e che dunque, qualunque sia il suo colore politico e quali che siano le sue opinioni personali, ha il dovere nell'esprimersi di non gettare discredito sulle istituzioni che rappresenta. Questo è un linguaggio d'estremista politico che supplisce alla mancanza di argomenti solidi e persuasivi, utilizzando il suo scranno ministeriale per screditare le istituzioni, additando alla pubblica opinione le forze di polizia, la magistratura come poteri deviati, che hanno sistematicamente abusato dei loro poteri utilizzando le intercettazioni per abietti scopi di lotta politica. La invito a concludere. E finisco. Ascoltandola, sembra che l'orologio della storia sia tornato indietro agli anni 70, quando i suoi predecessori tuonavano in Parlamento contro l'uso delle intercettazioni che nel 1974 avevano consentito a giovani pretori di portare alla luce lo scandalo dei petroli. E invece di approvare leggi che impedissero il ripetersi di quello scandalo, approvarono la legge 8 aprile 74, con la quale si vietava ai pretori l'utilizzo delle intercettazioni. Speravamo che questi tempi fossero finiti, ma lei ce li sta facendo rivivere.